Siamo al terzo step con il Ora andiamo a letto. cucire le parti. Io mi sono già portata avanti, ho messo il filo dentro la fune del lago e ho posizionato la testa con il corpo. Cucirò con il filo bianco. Ora entro con l'ago dentro al centro della catenella del corpo. E rientro al centro della catenella della testa e stringo. Poi rientro sempre, no, come abbiamo detto prima nell'altro tutorial, abbiamo lasciato 12 maglie per la testa e 12 maglie per il corpo, quindi ci ritroviamo 12 e 12 e dobbiamo cucirli. Andiamo nella prossima catenella, entriamo con l'ago centrale e stringiamo in questa della testa, ok, e stringiamo. Andiamo nel prossimo, di cucire la testa, quindi ora inserisco il filo internamente qua. Lo rifermo in questo modo. Ok, ora lo taglio e abbiamo terminato di cucire la testa. Purtroppo mentre registravo ho cancellato il video di come cucivo le braccia, niente, li mettete in posizione in questo modo e li cucite con dei punti nascosti. Adesso andiamo a cucire le orecchie, vi faccio vedere come si cuce uno, poi li mettiamo negli occhi, io li ho già preparati. E li incolliamo in questo modo, gli metto un po' di colla, prendiamo la misura perfetta e poi gli faccio il musino e in ultimo il fiocchettino primo qua. orecchio. E adesso andiamo a cucirlo con dei punti nascosti. Vedete, metto e faccio dei punti. Poi inserisco l'ago qua, e lo faccio passare sotto. In questo modo cucio per bene l'orecchio alla testa. Una volta cucito, tagliamo il filo. Posizioniamo l'altro.
guardate attentamente se vanno bene, a me sembra di sì. Cucite quest'altro. Ho terminato di cucire pure l'altro orecchio, ora sistemiamo gli occhi. Mettiamo allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 al settimo. Vediamo un po' se vanno bene. Allora, abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lo mettiamo qua. Ok. Primo l'abbiamo sistemato. Adesso mettiamo il secondo. Allora, vediamo un po'. Ok. Abbiamo sistemato gli occhietti. Io ho messo un po' di colla, così tengono bene. Dal settimo giro in sopra verso sotto, una distanza di 4 punti, 3 punti, 4 punti. Adesso andiamo a fare il nasino e il fiocchettino. Il nasino lo potete fare anche prima di cucire la... Io mi sono dimenticata, vi faccio vedere adesso. Ho inserito un po' di filo color carne, quindi cosa vado a fare adesso? Entro qua, esco con l'ago in questo punto, tiro il filo fino a farlo scomparire. Ora entro qua. Ok, e entriamo sempre in questo modo, entriamo ed usciamo da una parte all'altra e facciamo un paio di punti. Da qua andiamo in sotto. Usciamo qua e inseriamo l'ago al centro e usciamo dall'altro lato. Siamo usciti qua. Ecco qua. E questo è il fiocchettino che dobbiamo mettere qua. Io vi metto il link sopra della copertina orsetto dove io ho lavorato il fiocchettino. Una volta lavorato il fiocchettino, l'ho posizionato qua, l'ho cucito, l'ho incollato e quindi il pupazzetto del coniglietto è terminato. Dopodiché andiamo a fare, come ho detto anticipatamente negli altri video, negli altri tutorial, i palloncini e niente, andate a posizionarli nella cornice come vi ho illustrato anticipatamente nelle foto, e il quadretto è terminato. Io vi do appuntamento al mio prossimo tutorial e spero di essere stata chiara e vi mando un bacio, a presto.